protopreti, qualcuno di essi conveniva con Bacchetti, Vergani, Monelli ed altri del Magno Corriere. La differenza di fama e di classificazione professionale non importava un'esclusione reciproca, semmai nella comune educazione letteraria sbocciavano significative integrazioni di opere e di idee. Quindi, non a caso, virgola, accanto ai grandi editori, virgola, agivano testate minori, virgola, con contributi spesso eccellenti, virgola, ricavati da autori prediletti dai lettori, dal palato, fine, o attratto dai sapori forti, due punti, a un dall'olio, di maiuscolo apostrofo olio, no? A un dall'olio, virgola, improprio o sotto la sigla di Corbaccio, questo con la Corbaccio con la maiuscola, virgola, ancora oggi spettano i diritti su Svevo, virgola, in un catalogo in cui, virgola, col man della, virgolette, montagna incantata, virgolette, virgola, virgola, improprio o sotto la sigla di Corbaccio, con la maiuscola, virgola, ancora oggi spettano i diritti su Svevo, in un catalogo in cui, virgola, col man della, virgolette, montagna incantata, virgolette, virgola, figuravano il Doeblin, no, o Doeblin, no, di, virgolette, Berlin, Linetta, Alexanderplatz, non chiuse le virgolette, virgola. Ah, sì, Doeblin si scrive anche con la dieresi, no? Sì, sì. Può mettere dieresi di Alexanderplatz. Qui, sì. Ecco, lei direbbe il Joyce, perché qui c'è il grosso problema, no? Il Joyce o lo Joyce? Il Joyce, il Joyce. Dei, virgolette, dublinesi, chiude virgolette, virgola, il Lawrence di, virgolette, figli e amanti, virgolette, punto. Quindi, punto di sotto. Dato che, virgola, in casi del genere, virgola, consulenti e traduttori erano magari in visa al regime, virgola, meglio, virgola, per chi puntava a qualifiche ufficiali, lasciare, virgola, dopo ufficiale, meglio, virgola, per chi puntava a qualifiche ufficiali, virgola, lasciare che si sfamassero altrove, virgola, pur che si sfamassero, punto a capo, lasciare che si sfamassero altrove, virgola, pur che si sfamassero, punto a capo. Punto a capo. Cade a proposito. Virgola, qui, virgola. La citazione di un Montesquieu. Virgola. Virgola, dopo. Sul carattere riservato e culto della conversazione, virgola, nei salotti milanesi, virgola, della
conversazione nei salotti milanesi, segno di un'educazione alla convivenza, punto e virgola, o sulle donne, segno di una educazione alla convivenza, punto e virgola, o sulle doti di sagacia e di bontà, virgola, coincidenti, virgola, nel carattere del popolo milanese, virgola, a parere di Stendhal, punto di segno. Nel carattere. Milanese a parere di Stendhal. Sì, punto. Punto di segno. Furono gli italiani, virgola, dal Foscolo al Leopardi stesso, virgola, a non scorgervi tolleranza, virgola, né dialogo, virgola, dietro il fasto e la sua ostentazione. A non cogliere. Dunque, a non scorgervi, tolleranza, virgola, né dialogo, virgola, dietro il fasto e la sua ostentazione, punto, a capo. Il fasto e la sua ostentazione. Punto a capo. Eppure quelle doti, virgola, spinte alla reciproca sopportazione, virgola, per non rendere impossibile la coesistenza, virgola, La coesistenza. Furono dei discrimini essenziali, virgola, tra Milano e Torino, virgola. Tra Milano e Torino, virgola, l'altro polo del settentrione, due punti. Più coerente e intransigente, punto e virgola, più intenso, virgola, forse, virgola, ma più chiuso, virgola. Più coerente e intransigente, virgola. Sì, più coerente e intransigente, punto e virgola, no? Sì. Più intenso, virgola, forse, virgola, ma più chiuso, virgola, nella sua aspra dialettica di classe, virgola, quando, virgola, cessata la funzione capitale, virgola, vi succedette quella dell'industria, virgola, con la accecante, virgola, ma troppo rapida, virgola, folgorazione di un gualino, punto a capo. Gualino, sì, punto a capo. A Milano, virgola, invece, virgola, accanto alle attività produttive, virgola, si è sempre incrementato, virgola, col commercio e lo scambio, virgola, quel che, virgola, economicamente, virgola, viene definito il, virgolette, terziario, virgolette, virgola, viene definito il, virgolette, terziario, virgolette, viene, in un orizzonte sociale in cui la borghesia
dirlo. Fronte sociale. Sociale, in cui la borghesia vive, dominante da almeno due secoli, virgola, impiegava o coltivava la tolleranza, virgola, in quanto e per quanto essa tutelava la conservazione meglio di ogni conservazione. La conservazione meglio di ogni altro regime. Linetta. Regime. Linetta. Ipotesi condivisa da Sciascia, punto di secolo. Se poi questa convinzione cede, virgola, non ci si oppone alla dittatura, virgola, in modo, virgola, peraltro, virgola, da non rimanerne soffocati, virgola, nella vita. Un attimo, non ci si oppone alla dittatura, in virgola, modo, virgola, in modo, virgola, peraltro, virgola, da non rimanerne soffocati, virgola, nella vita e negli affari, punto. Adesso bisogna chiedere, perché mi pare che lei abbia da fare con la testa. Ma quando è che si arresta? Perché io quello non lo so. Adesso dovrebbero mancare ancora mezz'ora. Dunque. Peraltro da non rimanere soffocato. Virgola, nella vita e negli affari. Punto a capo. Questo intendimento di sistematica liberalità raggiunse forme di sistematica liberalità. Liberalità raggiunse forme di massima apertura, virgola, in campo culturale, virgola, nel, virgolette, convegno, virgolette, di Ferrieri, virgola. Il convegno di? Di Ferrieri, virgola. Insieme, circolo maiuscolo e rivista maiuscola, virgola. Già attivo dal 1920, virgola. Già attivi anche, già attivi, pardon, dal 1920, virgola, ma presenti per buona parte degli anni 30, punto, di seguito, contava la qualità, virgola, perfino come incentivo mondano, virgola, ma anche perché, virgola, tra i problemi che essa pone all'intelligenza, virgola, v'è pure quello di collocarla al posto che le spetta, punto di setto. Don di saggi su Freud, virgola, Proust, virgola, Svevo, virgola, Kafka, virgola, Gheorghe, virgola, Rilke, punti virgola, le lezioni di Marinetti e di Clemente Rebora, virgola, gli interventi di Valéry, virgola, di Frida Lorenz o, virgola, ancora, Frida Lorenz? Lorenz, sì, la moglie. La moglie di, sì, Lorenz. O, virgola, ancora, virgola, di Svevo, punti virgola, le esecuzioni musicali di Schoenberg e dei canti spirituali negri, punti virgola, le proiezioni dei films di Claire e di Renoir, punto a capo. Dietro Ferrieri si
si delineava Gallarati Scotti, virgola, un grande aristocratico, virgola, promotore, virgola, agli inizi del secolo, virgola, del, virgolette, rinnovamento, virgolette, virgola, la rivista del modernismo cattolico, virgola, con le firme di Fogazzaro, virgola, Buonaiuti e, virgola, Fogazzaro poi? Virgola, Buonaiuti e, virgola, perfino, virgola, Di Boine, punto di segno, consapevolezza e dirittura, virgola, quindi, persino di Boine, punto, consapevolezza e dirittura, virgola, quindi, virgola, non solo eclettismo, due punti, modernità come prova, virgola, sul campo dell'urgente e dell'incontenibile, punto, qui è finito, dell'urgente e dell'incontenibile. Punto, qua è finito un pezzo. Un pezzo, sì. Occupiamoci ora degli enti propriamente accademici. Virgola. Da allora Milano, più numerosi e differenziati. Da allora a Milano, più numerosi e differenziati che altrove, due punti, coinvolti tutti, virgola, alle soglie del 1930 o negli anni successivi, virgola, in traslochi e in rinnovamento di impianti, di seguito, per primo il Politecnico lasciò Piazza Cavour per la città degli studi, punto e virgola. La Cattolica, io non so se qui mettere, faccia solo maiuscola, virgola, nel 1931, virgola, dall'angusta collocazione. La Cattolica nel 1931. Virgola, dall'angusta collocazione di via Sant'Agnese si stabilì nella sede definitiva, virgola, vasta e sontuosa, virgola, del chiostro bramantesco di Sant'Ambrogio, virgola, quasi a imporre il suo sigillo dopo il concordato del 1929, punto e virgola. La stessa Bocconi, virgola, ma solo nel 1939, virgola, si sarebbe trasferita dal palazzetto di via Statuto nel più vasto e razionale complesso del parco Ravizza, punto a capo. Diversa, virgola, ma con risvolti forse più emblematici, virgola, la sorte dell'Accademia Scientifico, S maiuscolo, Scientifico Linetta Letteraria, che, virgola, con il Politecnico, virgola, statale, virgola, e la Bocconi, virgola, privata, virgola, costituiva uno degli istituti universitari di Milano virgola, agli inizi del secolo, due punti, quando, virgola, per l'ostinazione del sindaco Mangiagalli, virgola,
anche Milano ottenne la sua regia università, questa antica accademia, regia anche maiuscolo, sì, regia università, virgola, questa antica accademia, anche questo a maiuscolo, virgola, oltre alla, alla intitolazione così prettamente lombarda, virgola, oltre, mi scusi, no, sono io che faccio rumore, oltre all'intitolazione così prettamente lombarda, virgola, perdette l'autonomia didattica ed amministrativa, virgola, trasformandosi in facoltà, virgola, col trasferimento, virgola, sia pure provvisorio, virgola, da via Borgo Nuovo, nel trasferimento, virgola, sia pure provvisorio, virgola, da via Borgo Nuovo nell'edificio, no, no, vai, vai. Nell'edificio, no, in cui ora ha sede il Moreschi, virgola, addossato al carcere di San Vittore. A sede il Moreschi. Il Moreschi, virgola, addossato al carcere di San Vittore. Punto a capo. Punto a capo. Addio, virgola, dunque, virgola, per professori e studenti, virgola, ai cortili, virgola, ai porticati e ai giardini, virgola, nei pressi di Brera, virgola, riparati ed eleganti, virgola, nel loro severo silenzio, punto di seguito. Addio alle salette del Teobroma, meglio col TH, allora, maiuscolo, Teobroma. Alle salette del Teobroma, virgola, Teobroma, virgola, cui si addossava un mulino, virgola, mosso dalle acque del Naviglio, virgola, che macinava i semi del cioccolato, virgola, per i dolciumi offerti alla clientela, virgola, con le varie bevande, punto a capo. Che San Vittore, virgola, poi, virgola, non significasse solo un rimando topografico, virgola, lo si ricava da una rievocazione di Piovene sui suoi anni universitari. Lo si ricava da una? Rievocazione di Piovene sui suoi anni universitari, due punti. Un convegno in filosofia, virgola, promosso da Martinetti nel 1926, virgola, urtò talmente la suscettibilità degli organi politici che, virgola, per sospenderlo, virgola, si pensò bene di fare occupare dai carabinieri, virgola, nottetempo, virgola, l'aula in cui esso si svolgeva, punto a capo. No, scrivono più, non scrivere due, vado a cambiare pezzo. Sì, immagini. Dai carabinieri, virgola, nottetempo, virgola,
l'aula in cui esso si svolgeva, punto a caso. Nel 1931 Martinetti lasciava la cattedra, virgola, per suo rifiuto di prestare giuramento di fedeltà al regime, punto e virgola. Più o meno contemporaneamente, virgola. Per suo rifiuto, scusi, di prestare... Tale giuramento di fedeltà al regime. Punti mille. Più o meno contemporaneamente, virgola, sia pure per cause diverse, virgola, si allontanava anche Giuseppe Antonio Borghese, virgola, il quale, virgola, oltre ad essere il più illustre, virgola, se non il più quotato tra i docenti, virgola, Giuseppe Antonio Borghese, il quale, virgola, oltre ad essere il più illustre, virgola, se non il più quotato tra i docenti, virgola, teneva i contatti, virgola, quasi nume tutelare, virgola, tra le attività accademiche, virgola, il grande giornalismo e l'editoria, punto di seguito. Nelle sue pagine narrative e l'editoria. L'editoria, punto di segno. Nelle sue pagine narrative, virgola, qual che ne appaia l'autenticità espressiva, virgola, seppe cogliere come in virgolette maiuscolo Roubaix, chiuse virgolette, virgola. Come in Roubaix. Virgola, la convulsa irrequietezza, virgola, individuale di massa, virgola, nei momenti cruciali, scusi, individuale e di massa. E di massa, virgola, nei momenti cruciali della guerra e del dopoguerra, virgola, soprattutto a Milano, punto a caso. Sì, al posto di Martinetti e Borghese subentrò Antonio Banfi, virgola, col doppio incarico, virgola, mai prima assegnato, virgola, di storia della filosofia e di estetica, meglio mettere maiusco storia filosofica, sì. Due punti, dopo estetica, due punti. Cattedra, virgola, questa, virgola, allora rara, virgola, se non unica, virgola, in Italia, punto di seguito. Di nuovo, virgola, contro l'idealismo altrove imperante, virgola, una direttiva diversa, virgola, allora difficilmente definibile, due punti. Soprattutto un connubio, una direttiva diversa, virgola, allora difficilmente definibile, due punti, soprattutto un connubio, virgola, tra filosofia ed estetica, virgola, che, virgola, invece di imprigionare l'arte in formule a prioristiche, virgola, imponeva di visitarla, virgola, ogni volta, virgola, come un problema inesauribile di forme, virgola, di rimandi, virgola, di significati, punto a caso. Qualcuno, virgola, nella denuncia della secolare tendenza ad attribuire la germinazione di ogni arte all'imperante cognizione del bello,
virgola, più che alla fine, più che alla, virgolette, fine dell'arte hegeliana, del bello, più che, virgola, più che alla, virgolette, fine dell'arte hegeliana, virgolette, potrebbe indursi ad accostarla alle indagini sull'interessante, sottolineato, virgola, la categoria teorizzata da Friedrich von Schlegel, sì, con un'accentuazione però che Banfi evitava, virgola, dato che con un'accentuazione Banfi evitava, virgola, dato che per lui, virgola, se nulla appariva trascurabile, virgola, nulla per altro, nulla, virgola, per altro, virgola, meritava attribuzioni gerarchiche di supremazia, punto a capo. Gerarchiche? Di supremazia, punto a capo. Questa valorizzazione del caso per caso, virgola, con surroghe tanto varie quanto aderenti, virgola, se ci confermate, del caso per caso, del caso per caso, virgola, con surroghe tanto varie, con surroghe, sì, tanto varie quanto aderenti, virgola, se ci confermava una libertà, virgola, di orientamento e di gusto, virgola. Mi dispiace. Questa valorizzazione del caso per caso, con surroghe? Sì. Tanto varie quanto aderenti, virgola. Se ci confermava una libertà, virgola, di orientamento e di gusto, virgola, ci assegnava una responsabilità più sottile, virgola, di scelta e di apparati critici adatti. Punto di seguito. Ce ne rendevamo conto poco per volta, virgola, nell'affrontare opere ed autori, due punti, oppure allorché, virgola, negli incontri con i condiscepoli, nell'affrontare dunque opere ed autori, opere ed autori, due punti, oppure allorché negli, virgola, negli incontri con i condiscepoli della Cattolica, virgola, ci meravigliava l'agilità di certe loro mosse, virgola, punto per punto, virgola, su referenze precise, virgola, cui opponevamo dei dubbi, virgola, più che registrazioni altrettanto ben collocate e nutrite, punto di seguito. Più che registrazioni ben collocate e nutrite, punto di seguito. Ci consolavamo riflettendo che i loro docenti di letteratura, mettendo,
loro docenti di letteratura erano meno sordi alle nuove voci, virgola, italiane ed europee, virgola, rispetto a uno Zingarelli o a un Galletti, virgola, succedutisi. O a un Galletti, virgola, succedutisi sulle cattedre da noi frequentate, punta capo. Non mancavano, virgola, da noi frequentate, punto a capo. Non mancavano, virgola, oltre a Banfi, virgola, docenti aperti e preparati, virgola, docenti aperti e preparati, virgola, come Terracini, virgola, Monteverdi, virgola, Lulichi, virgola, Baratono ed Ancona, l'Ancona con la in maiuscola è Baratono. Baratono, sì, ed Ancona. Punto di senso. Ma, virgola, per me, virgola, iscritto a giurisprudenza, per quanto intimamente sedotto dalla poesia, virgola, se era forte il richiamo, per quanto intimamente sedotto dalla poesia, virgola, se era forte il richiamo a salire al secondo piano, virgola, dove si trovavano le aule di lettere e filosofia, virgola, nella sede di Corso Romana, virgola, nella sede di Corso Romana, virgola, correva pure l'obbligo di seguire i corsi, virgola, su di cui avrei sostenuto gli esami, punto capo. Su di cui avrei sostenuto gli esami. Punto a capo. A dire il vero, agli inizi della mia carriera universitaria, virgola, nell'autunno del 1933, virgola, dopo una lezione di errante maiuscola, virgola, che allora commentava e traduceva Rilke, virgola, mi ero prospettato se non fosse meglio cambiare indirizzo di studi, due punti, il che, virgola, lo seppi poi, virgola, di studi? Sì, di studi, due punti. No, il che, virgola, lo seppi poi, virgola, era accaduto a Sereni, virgola, l'anno precedente, punto di seguito, ma in dicembre, virgola, per un improvviso malore in montagna, virgola, morì mio padre, due punti, non mi sentii, montagna, virgola, morì mio padre, cioè, non mi sentii di contravvenire
insomma. Avessi saputo l'avrei copiato tutto questo tempo qui in un modo un poco più chiaro. Non mi sentivi contravvenire. Contravvenire? Dunque, al consiglio, virgola, con cui mi aveva ammonito che se, virgola, come avvocato, virgola, non avrei compromesso del tutto. Sì, virgola, come avvocato. Virgola, non avrei compromesso del tutto la mia libertà di coscienza, virgola. Come professore mi sarei posto al servizio dello Stato, mi sarei posto dello Stato, sarei posto al servizio dello Stato, dello Stato, virgola, cioè di un regime, punto di seguito. Questa volta è minuscolo, diciamo. Sì, così si spiega il motivo per cui, virgola, solo al termine degli studi di legge, virgola, mi diressi all'altra sponda, punto I, mi diressi, virgola, mi diressi all'altra sponda, qui. Punto 1, ecco, faccia, no, non è perché è finito. Punto. Le novità, virgola, veramente decisive, virgola, degli anni 30 riguardano l'architettura, virgola, le arti figurative e quelle cosiddette applicate. Punto di seguito, la triennale senza qui. Virgolette applicate? Sì, sì, senza virgolette, punto, la triennale, virgola, lasciata monta, virgola, si installò al parco, qui mette la maiuscola pure, virgola, sì, nel palazzo progettato da Muzio, punto e virgola, della mostra, virgola, con cui principiò da Muzio, punto virgola, punto virgola, della mostra, virgola, con cui principiò della mostra, della, della, punto virgola, della mostra, virgola, con cui principiò il nuovo corso, virgola, ricordo l'affresco di Cagli sulla battaglia di Solferino, virgola, recentemente recuperato, punto a capo, l'affresco di Cagli. Virgola, recentemente recuperato. Punto a capo. Mazzocchi diede inizio alla pubblicazione di virgolette Domus virgolette, e di virgolette Casabelli, quindi virgolette virgola, di risonanza europea. Punto di seguito. Ma, virgola, in tutti i campi dell'arte, virgola, era Milano che energicamente si affermava. Due punti. Nella scultura, virgola, all'autoctono Broggini si affiancavano Marini e Messina, punti virgola, dei pittori vi convennero. Marini e Messina. E Messina, punti virgola. Dei pittori vi convennero. Dei. Dei pittori, sì, vi convennero. Guttuso e Sasso, virgola. Cantatore e Minier, virgola. Birolli e Pancera, punto di seguito. Peccato che al posto della casa di via Rugabella, virgola, dove parecchi di loro avevano abitazione e studio,
virgola, ci sia ora un palazzone anonimo, virgola, zeppo di uffici, virgola, a inquinare quei ricordi, punto a capo. Vi si imponeva come maestro, virgola, ben al di là del termine breve della sua vita,